Intorno alle 11 di questa mattina, in pieno centro città, a Lanciano, una voragine si è aperta al piano interrato di un negozio di abbigliamento su Corso Trento e Trieste, di fronte ai portici comunali. Al momento del crollo nel negozio, solo una commessa, che per fortuna si trovava al piano rialzato del livello stradale. Sotto shock ha chiamato il titolare e poco dopo si è messa in moto la macchina dei tecnici, vigili del fuoco, polizia e amministrazione comunale, che ancora intorno alle 15 erano sul posto per cercare di capire quanto il fatto potesse essere grave e preoccupante. Lo è davvero. La zona è quella che nel 1904 venne aperta e riempita per dar vita al Corso Nuovo dall'ingegner Sir Giacomo, che diede nuova vita alla città proiettandola verso il piano della Fiera. Una zona quindi delicata dal punto di vista geomorfologico. Lo smottamento sta camminando verso il negozio confinante Bartelli, che in questi minuti sta portando via le merci dai locali. Una falla che si muove quindi e che al momento non è chiaro da cosa dipenda. Non si esclude il maggior carico d'acqua, anche dovuto alle piogge del giugno scorso, che la conduttora Sir Giacomo probabilmente non riesce più a defluire. Tutta la zona è stata transennata e nei prossimi giorni si cercherà di capire cosa sta accadendo, con la preoccupazione per le festività lancianesi. Vice Sindaco Verna, un cedimento di un pavimento in un locale qui di Corso Trento e Trieste a ridosso della cattedrale. Che cosa è accaduto? Possiamo stare tranquilli, insomma. Sì, oggi verso le 11:30 siamo stati avvisati da questa attività commerciale che insiste qui lungo Corso Trento e Trieste, di questa voragine che si è verificata ai piani inferiori. È ancora prematuro dare una risposta definitiva. Già da alcune ore siamo insieme ai tecnici, l'ingegner Fausto Boccapelle e Aldo Carosella, e insieme ai tecnici dei Vigili del Fuoco stiamo cercando di capire l'origine, la motivazione, le cause. Probabilmente qualche problema alla rete fognaria, qualche slavamento della terra che anche a causa delle piogge dei giorni scorsi, delle fortissime piogge dei giorni scorsi, sono state, diciamo, risucchiate per qualche metro, ma ribadisco, al momento non ci sono motivi di temere alcunché. Stiamo monitorando quello che è successo. Nei prossimi giorni faremo diventare questa la nostra priorità.